10 bolzanini hanno partecipato alla massacrante 100 km del Sahara, la proibitiva gara podistica nel deserto suddivisa in sole 4 tappe. Tutti hanno tagliato il traguardo con Stefano Binelli quinto assoluto su un totale di 175 partecipanti. 10 dei 175 intrepidi che hanno partecipato alla proibitiva 100 km della Sahara sono di Bolzano. La massacrante gara podistica, così come si evince dalla sua denominazione, consiste nel percorrere 100 km nel deserto africano, suddivisi in 4 tappe. La prima di 24 km, la seconda di 16, la terza di 42 e l'ultima di 18 km. Come non bastasse, bisogna anche pagare 2.000 euro per potervi partecipare. Tutti i bolzanini hanno concluso il percorso, a partire da Stefano Binelli, che ha ottenuto un risultato di assoluto prestigio, piazzandosi al quinto posto. Gli altri compagni di avventura sono stati Ennio Frusca, classe 1948, dirigente dell'ospedale San Maurizio e anima del gruppo sportivo Dribbling, che aveva già partecipato alla manifestazione 8 anni fa assieme a Giorgio Cobbe, anche lui in gara con i concittadini Stefano Dallago, Ennio Ghirigatto, Mario Meloni, Paolo Warner, Francesco Rizza, primario del laboratorio di analisi dell'ospedale San Maurizio, poi il vicepresidente della circoscrizione Oltrisarco Aslago Giovanni Barborini e Massimo Ribetto, segretario del sindacato infermieri Nursing Up. Tra i concorrenti anche una coppia veneziana in viaggio di nozze e poi l'attore Giovanni Storti del popolare trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. La preparazione a un simile evento ha richiesto all'intrepida decina di bolzanini una serie di allenamenti consistenti di una novantina di chilometri a settimana e naturalmente una buona dose di volontà. Le prospettive di chi intende cimentarsi in questa gara sono fatica, vesciche, sudore e sabbia che morde i piedi. In cambio, cieli stellati, mozzafiato e la grande soddisfazione di arrivare al traguardo.